vuole rendere la destra italiana un po' più civile, Marco, un po' più da Milano, il, Marco il da tema Milano. È che il se tema. Tu firmassi i contratti di Radio 24 con una X, sì, non sarebbero validi. Questo è un problema, diciamo, ecco, così appunto. Dai, strutturale. Marco, dimmi. Sì, allora, ragazzi, bonifico a fine mese, ve lo danno in euro o in dollari? In euro, ricoglionito, certo, in euro. In che euro? Certo. Siamo sicuri? Ma come siamo sicuri? Siete certo. Sicuri? Ma certo, Marco, per cosa forza siamo sicuri. Cioè. Perché? Sì, voi siete sicuri, io non molto, mi piacerebbe vedere il vostro estratto conto se arriva in euro o in dollari, ma... o in petrol dollari. Ma perché dovrebbe arrivare Stati Uniti? Ma perché dovrebbero arrivare in dollari, scusa? Perché dovrebbe arrivare in dollari? Allora, no, ottimo. Vorrei sapere come mai continuate a difendere gli Stati Uniti, ok, quando appunto l'Ucraina. Ok, partiamo dall'Ucraina. Sì. In Ucraina sono scappati tutti i nazisti dalla Seconda Guerra Mondiale, giusto? No, questo non lo so, questo, no, lo so, questo perché... lo dici tu. Tutti i nazisti sono scappati in Ucraina, dici? Tutti i nazisti. Gli americani per entrare in Russia, dove sono passati, hanno usato l'Ucraina per passare. Questo è risaputo. Vabbè, allora, a parte che non è vero, ma comunque, allora. Okay. Ma chi se ne frega? No, sono passati in Ucraina. Tutti, appunto, ma i nazisti sono con scappati oggi? In Ucraina. Si sono fatti ma cosa c'entra con l'invasione di Putin, squinternato di uno squinternato? Cosa c'entra? Zelensky è uno di, è il primo ebreo nazista, appunto, della storia. Cioè, ma lui non è proprio nazista, primo. Non è mai stato nazista. Tu sei il coglione del giorno, invece, guarda la differenza. No. Tu sei il coglione del giorno. Tanto no. è vero che adesso, come mai, secondo voi, l'Italia è in guerra al fianco degli Stati Uniti? Che l'Italia è in guerra al fianco degli Stati Uniti dai ma tempi di Savoia. Ma non è in guerra. Quando Savoia non è in guerra. Purtroppo non è in guerra. No, aspetta, non ho capito perché l'Italia è al fianco degli Stati Uniti dai tempi di Savoia. Che c'entra di Savoia adesso? Scusami, Marco. Beh, i Savoia davano le armi di nascosto a tutti, coperte quei criminali che stanno a Langley. Questo è Savoia. Qual è il collegamento tra Langley e Savoia? Scusa, non ho capito bene. I Savoia hanno sempre dato le armi di nascosto a tutti ai tempi della Savoia. Si facevano i cazzi loro, i Savoia, coperti e scappavano via da Langley. Da lei, coperti dalla Cina, c'è un collegamento CIA Savoia con i Savoia che distribuirono le armi per conto di Langley. Questo stai dicendo? Ma ragazzi, questo non lo dico io, cioè, chi questo lo basta dice? Informarsi, chi lo ma dice? Non informarsi sui giornali. Dico io. Ecco, a me manda i matti quelli che dicono questo non lo dico io, c'è scritto, ma dove è scritto? In ma questo rete, basta studiare, basta informarsi, basta su studiare. Internet. Scusa, cioè, è scritto se non dunque... ricordo male, tu sei quello convinto che in realtà Giorgia Meloni non sia la vera Giorgia Meloni, ma sia sostanzialmente un clone, no? Giusto? Sì, clone per dire che è stata sostituita, non è stata clonata in provetto, no, ovviamente. Su questo c'è un racconto di Luca Bizzarri, ad esempio, sulla sostituzione di Giorgia Meloni. C'è un racconto vero? Sì, c'è un patto di sostituzione. Cioè, non ho capito. Mi ha rubato la notizia. Ma sostituita come? Non credo nel senso indicato da Bizzarri. Come è stata sostituita, secondo te, Marco? Non ho capito. Da questo dice veramente. Allora, c'è un... Come è stata sostituita? Di certo le modalità non è che. Però non è sicuro. So, confermi so, che è sicuro. Anche dopo averla vista non recentemente, più. Sicuramente non è più lei. No, non è più lei, ha preso 20 kg, ha un'altra faccia totalmente la distanza. Pensate che mi sono fatto due screenshot, sì. La distanza tra occhio e occhio non è più la stessa. Come si permette? Ma chi è un emorroide? Ma chi l'ha sostituita? Ma come si permette? Ma chi l'ha sostituita? Chi l'avrebbe sostituita? Allora, io poi io tendo a dimenticare le cose, poi io me lo ricordo questa teoria di Marco da Milano, la sostituzione della Meloni. Di certo i servizi segreti, poi non so chi per esso, io non è che sono uno. Cioè hanno messo una più vicina sostanzialmente, hanno messo una più vicina agli americani. Più vicina al nuovo... Hanno messo uno più vicino agli americani. Allora ragazzi, la CIA è da che mondo è mondo, sta distruggendo l'umanità. Hanno creato l'HIV negli anni 80. Che è successo? Che è successo? No, è intervenuta no, la CIA? No. Sì, sentiamo, non ho capito. Allora, torniamo però alla Meloni, al di là della CIA. Dunque, secondo te la CIA ha sostituito la vera Meloni? Ma dove cazzo sta la vera Meloni? O comunque i servizi... Allora, che l'Italia gira a braccetto col bavoso di Washington, questo è risaputo. Sì, ho capito, ma d'accordo, ma sotto gli occhi. Sì, ma lo chiami nel bavoso di Washington. Scusami, tu però. Consenti, ma chi se ne frega? Un poveretto, scusami, lo chiami Marco, un bavoso. Ma chi di l'avrebbe sostituito? Cioè, come sarebbe stata sostituita la vera Meloni, soprattutto? Dov'è la vera Meloni? Dove lo è? Ve l'ho detto l'altra volta. Appunto. Dovrebbe essere alla base Dulce, in teoria, alla da base? Quello che so io. Alla base Dulce. E dov'è la base Dulce? La base Dulce ora in New Mexico, ragazzi. Cioè, la base Dulce in New Mexico. La vera Meloni sta nella base Dulce in New Mexico. Grazie, Marco. Grazie molte. Una cosa pazzesca.